7, poi abbiamo meno 1,9 per i permanenti non strutturali e meno 2 per la condizione variabile per edifici residenziali. Fatto questo, ripeto l'inserimento anche per tutti gli altri solai. Possiamo anche inserire ovviamente carichi diversi per ogni solaio a seconda dell'uso. In questo caso abbiamo un vanoscala e andrò ad inserire dei carichi diversi per il vanoscala, e poi dovremo passare alla modellazione del piano primo. Ovviamente dobbiamo inserire i solai anche al piano interno. In questo caso non voglio annoiarvi insomma con l'inserimento di tutte queste entità, perché sarebbero un po' ripetitive al momento, e quindi decidiamo di aprire un file dove è stato già modellato anche il piano primo. Quindi mi sposto sul menu file e apro il file in questione, che è il tutorial 1. Questo file è stato quindi inserito oltre al piano terra anche il piano primo. Ci siamo fermati a questo stadio perché è molto interessante vedere come procediamo con la modellazione della copertura, che in questo caso è composta da due falde inclinate sui due lati dell'edificio. Quindi ci portiamo in vista 3D sul piano copertura. In questo caso non ho definito una pianta di XL, perché decido di utilizzare come riferimento gli elementi del piano sottostante. Quindi mi sposto sulla voce piano primo e setto la proprietà di riferimento su sì. Quindi nel piano copertura noi vediamo una traccia, è solo una traccia, non posso selezionare niente, degli elementi che abbiamo inserito al piano primo. Anche in questo caso posso procedere con l'inserimento dei muri utilizzando il comando muro rapido. Sono dei muri in mattoni semipieni e avranno un'altezza 50 cm, perché ho impostato l'altezza del piano pari a 50 cm, appunto perché voglio realizzare i muri sotto la gronda. Inserisco molto rapidamente tutti i muri necessari. Ormai abbiamo preso familiarità con questi comandi, quindi vado sul raccordo e completo la modellazione. Manca di risolvere il dettaglio della risega, quindi seleziono il muro, spessore 30 cm, allineamento a destra, no, sbagliato, quindi faccio undo, annulla, ripeto. Gli snap ci aiutano a individuare il punto perpendicolare o il punto finale di un'entità, quindi viene a zoomare sul dettaglio e realizzare il muro. In questo caso la risega è minima, quindi è un po' di problemi. Sono problemi di visualizzazione e di lineare. Ok. Fatto un po' sudare. Questa volta va bene. Ok, vediamo cosa abbiamo realizzato nella finestra 3D. Come vi dicevo, abbiamo realizzato dei muri molto bassi che rappresentano appunto sotto la gronda. Andiamo adesso ad inserire i solai per questo piano. Facendo clic sulla maglia chiusa unita dai muri. Come vi dicevo, la copertura è realizzata in solai inclinati, quindi delle falde. Quindi è sufficiente andare a selezionare tutti i
slide che abbiamo inserito e cambiare dalla property grid la loro tipologia e impostarla come falda. Nel momento in cui impostiamo un solaio come una falda, compare una linea che è la linea di riferimento del solaio, cioè indica una linea orizzontale rispetto al verso di salita della falda. In questo caso posiziono questa linea sulla gronda, quindi la pendenza di questo allineamento. Il trattino che vedete indica il verso di salita. Quindi seleziono poi il solaio e fornisco un valore della pendenza, che adesso è impostato pari a 0, invece vogliamo che la pendenza sia del 38%. Quindi il nostro solaio è stato inclinato molto facilmente, con comandi molto intuitivi. Devo ripetere l'operazione anche per tutte le altre solaio. Sposto le linee di riferimento nella posizione desiderata. Se avete bisogno di più spazio mentre fate queste operazioni, è possibile ridurre un po' insomma, gli elementi che sono presenti nell'interfaccia. In questo caso ho ridotto il navigatore, è possibile anche ridurre la finestra delle proprietà e averla così a scomparsa. Vado a selezionare anche in 3D gli elementi e impostare il valore della pendenza pari a al 38%. Mi porto solo in vista 3D ora. Abbiamo modellato le nostre falde, è necessario per ora estendere i muri fino ad arrivare insomma all'intradosso della falda. Quindi seleziono il muro di spina centrale, attivo la finestra delle proprietà, la blocco e vado a definire un valore del delta H, cioè della differenza di altezza rispetto al piano di appartenenza. Ricordiamo che il piano di appartenenza era stato definito alto 50 cm, quindi bisogna che questo muro cresca e abbia un delta H positivo. Selezionando il muro, una freccia ci indica la sua direzione, quindi possiamo capire se questo nodo è il nodo iniziale o il nodo finale. In questo caso è il nodo iniziale. Quindi vado sulla proprietà delta H iniziale e facendo clic sull'icona che era apparsa definisco un vettore di crescita del muro, insomma, ed ecco il muro si è trasformato ed è diventato in questo caso un trapezio, perché devo ripetere l'operazione anche dall'altro lato. Questa volta agisco sul valore del delta H finale, posso inserirlo anche numericamente visto che so che è 1,58 m. Completo la modellazione per quanto riguarda questo muro. Anche per questo muro laterale il delta H finale deve essere impostato a 1,58 m e anche dall'altro lato, così anche per il muro intermedio. Vi sarete chiesti cosa sono questi lampi rossi che appaiono? Sono dell'elemento che verrà selezionato facendo clic sul tasto del mouse. Adesso ho selezionato i muri che mi interessavano, ma mi accorgo che c'è un problema, perché il muro è stato definito da un muro a quello opposto senza essere stato spezzato. Quindi in questo caso ritorno in pianta e questo muro vado a spezzarlo. Posso anche agire su questo pulsante e andare a misurare lo spessore, che verrà automaticamente impostato come lo spessore del muro.